Io sono Anna Stella, ho 12 anni. Io ho una sorella gemella che si chiama Donatella. Io sono Donatella, ho 12 anni. Frequento la seconda media. Mi chiamo Giuseppe, ho 10 anni. Frequento la quinta elementare qui a Campagna e il terzo anno di conservatorio. Sono nata a Oliveto Cidre il 3 novembre. Sono nata a Oliveto Cidre il 3 novembre 1999. Studio al conservatorio. Al conservatorio. Il mio cane si chiama Zampa, è molto giocherellone. In 2 anni non ho mai mosso nessuno, tranne una volta ha dato un mozzichino piccolino nei polpacci a un signore. Al conservatorio studio violino, pianoforte e il solfeggio. Io studio il violino da 8 anni. Io ho incominciato a suonare a 3 anni e mezzo. Ho cominciato a suonare il violino quando avevo 3 anni e mezzo. Quando suono, sento che posso fare tutto quello che voglio, mi sento libera. Mi piace. Da questa parte qua non va. Prima, quando studiavo papà ci faceva sempre giocare vicino al suo violino. E poi un giorno abbiamo detto che se potevamo fare violino con lui. Io e Donatella siamo andati da papà e abbiamo detto se ci voleva comprare il violino che volevamo suonare. Sentite qualcosa di diverso? Cioè avvertite un'energia, una forza? Io sono disordinata, abbastanza disordinata. Puntuale mai. Io credo di essere un po' dispettosa. Io mi trovo di più con Giuseppe, perché con mia sorella Anna Stella litigo quasi sempre. Io i dispetti li faccio a Donatella. Perché non ci troviamo mai quando facciamo le cose. Mia sorella litigo con tutte e due perché le prendo sempre in giro e le do fastidio. Allora, avere una sorella gemella combatta che bisogna avere la pazienza, che tutti chiedono ma tu sei, però poi è divertente pure rispondere. Quando facciamo le prove non do fastidio alle mie sorelle perché sennò papà si arrabbia. Io vado d'accordo più con Giuseppe che con Donatella, e però pure con Donatella a volte ci vado d'accordo. Non so come studiare, saranno fidanzatine, guarda che sì, non lo so io. Sì, sì. Tra mamma e papà è più severo papà. Però pure mamma è severa, abbastanza. Vuoi andare in bagno? Vai in bagno.